bella citazione di Salomone sulla ricchezza che ci porta alla seconda e ultima parte della puntata di oggi dei vostri soldi. Parliamo di tasse, parliamo in particolare di tasse sulla casa, anche perché il premier Matteo Renzi ha detto che pagheremo le tasse con un SMS. Per il momento non abbiamo ancora capito quando dobbiamo mandare questo SMS, ma noi proviamo a chiederlo ai nostri esperti che ci hanno raggiunto per il mondo delle tasse. Accanto a me qui nello studio di Milano c'è il dottor Renzo Radicioni, segretario della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Benvenuto dottor Radicioni. Buonasera a tutti. E saluto invece da Roma il dottor Franco Galvanini, che è coordinatore dell'area fiscale del CAF della CISL. Benvenuto anche al dottor Galvanini. Buonasera. Due new entry oggi per quanto riguarda il parterre degli ospiti del mondo delle tasse. Comincio subito dal mio ospite qui a Milano, il dottor Radicioni, col chiedergli se abbiamo capito qualcosa in più del pagamento della TASI. Ricordiamo per i nostri telespettatori che non avessero seguito le puntate precedenti, come si dice, la TASI è la tassa sulla casa, quella che doveva sostituire l'IMU, bisognava pagarla entro la prima tranche il 16 di giugno. In realtà sono tantissimi comuni, anche se qualcuno sta prendendo la rincorsa in questi ultimi giorni, che non hanno ancora deliberato le aliquote, aliquote che devono essere decise entro il 23 di maggio, devono essere pubblicate entro la fine di questo mese, poi si andava a pagare dopo pochissimi giorni a giugno. Adesso pare che ci sia una proroga, ma forse non per quanto riguarda le prime case. Io provo a passare subito la palla al mio esperto e chiedo di spiegarci un po' questo SMS e quando dobbiamo mandarlo, anche a chi magari. L'SMS sicuramente è una grande idea, una grande proposta, però non so se sicuramente riusciremo ad ottenerlo a breve. La cosa importante adesso è capire che la TASI in teoria la dovremmo pagare entro il 16 giugno, se però i comuni avranno deliberato su, per quanto riguarda le aliquote. Non tutti i comuni purtroppo sono riusciti a deliberare, anzi ci sono alcuni comuni come Milano e Roma che hanno in parte deliberato, manca la delibera del Consiglio Comunale definitivo per poi procedere alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze. Purtroppo finché non viene pubblicata la delibera sul sito del Ministero delle Finanze, i contribuenti non avranno la possibilità di pagare quello che è la TASI. TASI che la scadenza originaria è il 16 di giugno, per poi andare a pagare la seconda tranche il 16 di dicembre. Quindi per quei comuni che non hanno deliberato e pubblicato le modalità di applicazione dell'imposta, vedranno slittare la scadenza il 16 di settembre, ma questo vale solo ed esclusivamente per il momento per le seconde case, mentre per quanto riguarda la prima casa, se i comuni non hanno deliberato entro il 23 di maggio e pubblicato entro la fine del mese, andranno a pagare in un'unica soluzione il 16 dicembre. Oggi ventilavano voci, c'erano voci che dicevano uno slittamento generale intorno a ottobre. Ancora notizie certe non ci sono, le attendiamo, sicuramente siamo ansiosi. Attendiamo. Magari visto che è a Roma ed è più vicino ai centri di potere che decidono queste cose, il dottor Galvanini ci può dare una mano. Cosa pagheremo il 16 di giugno e cosa pagheremo invece, chi soprattutto pagherà il 16 di ottobre, perché pare oggi che il numero uno dell'ANCI, il sindaco di Torino Fassino, ha detto si pagherà il 16 di ottobre, quindi è stata già prorogata la proroga sostanzialmente. Ma guardi, intanto io dico subito che vivo del presente e ne ho sufficienza, perché la confusione è tanta. I comuni a ieri sera che avevano pubblicato erano 1173, di cui 23 capoluoghi di provincia. Vero? Sì, su oltre gli 8000, insomma. Il problema qua che si pone è che dei 1173 comuni che hanno deliberato, noi abbiamo 1173 storie diverse e quindi la difficoltà oggettiva, comprensibilissima, è che noi dobbiamo interpretare le scelte che i comuni, tra l'altro, possono fare per norma di legge, insomma. E che però chiaramente portano a una situazione che vede il contribuente sempre nelle condizioni di non sapere bene cosa sta succedendo. E tutti coloro che fanno il nostro mestiere sono costretti a rincorrere in tempi limitatissimi e brevissimi
e quelle che sono le decisioni che potevano essere prese in misura diversa. Questo ecco, ho fatto un quadro un po' per dire che oggettivamente sarà complicato adempiere e far pagare la massa di contribuenti che verranno per esempio presso i nostri uffici entro il 16 di giugno. Noi ad oggi abbiamo calcolato, e chiudo, che sono circa 500.000 i contribuenti che si sono rivolti a noi e che potrebbero potenzialmente, con le delibere attualmente approvate, dover versare TASI. Quindi stiamo parlando di 500.000 dei nostri connazionali che appunto vivono in questi 1.100 comuni a cui lei ha fatto cenno fino a ieri, hanno deciso e anche proprio deliberato sì. La aliquota, anche perché ricordavamo sono tante città che magari hanno deciso, e mi riferisco anche a Roma e Milano, che però non hanno ancora pubblicato. Poi ricordiamoci che il 25 maggio sì. Non è soltanto la data delle elezioni europee, ma si vanno a rinnovare anche moltissimi consigli comunali, quasi 4.000, ovviamente nessuno sotto campagna elettorale ha deciso le aliquote della TASI, ma soprattutto Galvanini, lei ha già fatto cenno che sono tutte storie diverse. Io la voglio portare a Bologna, dove ci sono 23 aliquote TASI. Noi abbiamo detto anche un paio di settimane fa nella nostra sezione dedicata al mondo delle tasse che si rischia di avere 75.000 aliquote diverse nell'ambito della TASI. Cosa deve fare il contribuente? O ovviamente rivolgersi a voi o ai dottori commercialisti, ma per chi volesse fare tutto in autonomia è qualcosa di possibile, oppure siamo a fronte altro di un fisco amico, di un fisco che ti impone comunque di dover cercare un aiuto? Meno male ci doveva arrivare anche il 730 precompilato nel 2015, ma adesso ci arriviamo. Galvanini. Ma, Bologna ha previsto non tanto 23 aliquote, ma ha previsto 25 fasce di rendita catastale a cui fare riferimento per godere di eventuali detrazioni sull'abitazione principale. Insomma, ci sono altri comuni che hanno scelto 10 fasce, chi 6, chi 3, comuni che hanno scelto detrazioni per figli, 5 euro, 50 euro, fino a 18 anni, fino a 26, il primo figlio no, il secondo sì. Cioè, io potrei star qua delle ore, ma credo che insomma gli esempi che ho fatto siano già significativi. Per quello che dicevo, che purtroppo ogni delibera è una storia a sé, e tradurle poi in informatichese, cioè in una procedura informatica che gestisca i calcoli in modo corretto, è assolutamente complesso. Assolutamente sì, e quindi appunto c'è bisogno, come dicevamo, di un assistente, che può essere il dottore commercialista, può essere il CAF, ma questo ci pone un interrogativo su quanto il fisco in Italia sia tutt'altro che amico per il contribuente. Allora, le chiedo subito, dottor Radicioni, per quanto riguarda le grandi città, Milano, Roma, abbiamo preparato anche dei cartelli che cercano di sintetizzare le principali aliquote, tutte si vanno a pagare intorno al 2,5 per mille, che era il livello massimo, che può arrivare anche al 3,3 per mille, che molte città hanno anche scelto. Allora, si torna sempre al punto iniziale, so che la risposta è quasi impossibile da dare, ma la TASI costerà più dell'IMU? In alcuni casi potrebbe essere, in altri casi potrebbe equipararsi, in altri casi ancora potrebbe essere minore. Questo dipende, giustamente come diceva anche prima il dottor Galvanini, dalle delibere dei singoli comuni, che hanno previsto una varietà di ipotesi, situazioni, detrazioni, che giustamente il dottor Galvanini faceva presente, che ovviamente mettono in difficoltà noi come CAF nel seguire il contribuente per la corretta applicazione dell'imposta. Quindi ognuno di noi dovrà studiarsi la delibera, vedere effettivamente qual è la casistica e sperare che poi la casistica sia ricompresa nella delibera comunale, perché potrebbero capitare casi in cui effettivamente la casistica non riesca a spiegare quello che è il caso concreto, e quindi ci troveremo particolarmente in difficoltà. Quindi sicuramente ci potrebbero essere delle situazioni peggiorative, ma questo non è dato per scontato. Non è dato per scontato. Allora sentiamo quanto ne sanno gli italiani della TASI, se si spaventano proprio di tutte queste aliquote diverse. Proviamo a ricollegarci con il nostro Davide Cancarini all'Università Bocconi di Milano.
Ciao Carla, siamo in compagnia dei signori Lucio e della signora Rosanna, ai quali chiediamo un'opinione rispetto alla TASI. Voi innanzitutto avete una casa di proprietà? Sì, sì. Due passi dalla Bocconi, attaccata alla Bocconi proprio. Perfetto, e avete capito quando si dovrà pagare la ormai famigerata TASI? Sì, almeno, forse presuntuosamente, esatto, affermiamo che abbiamo capito che si dovrà pagare entro il 16 di giugno se si appartiene a quei comuni, a quella scheda di comuni, a quell'elenco di comuni che hanno già deliberato l'aliquota. Viceversa ci sarà una proroga invece per quei comuni che non l'abbiano ancora deliberata. Non ho ancora capito, non mi sono ancora informata sufficientemente se Milano rientra nella prima o nella seconda casistica. Si parlava addirittura di una proroga della proroga, quindi adesso la data dovrebbe slittare addirittura a metà ottobre. Per lei sarebbe meglio, sarebbe peggio? No, forse sarebbe meglio, visto che ci sono un sacco di tasse, di imposte in questo periodo da pagare, per cui senz'altro sarebbe meglio. Visto che parliamo di TASI, a questo punto potremmo parlare anche del suo predecessore, ormai il famoso IMU. Uh-huh. Per voi era meglio l'IMU o è meglio la TASI? A naso direi, da quello che ho letto, da quello che mi è venuto, sì, che è venuto a mia conoscenza, direi che è migliore o sarebbe stato meglio che avessero lasciato il predecessore, giusto appunto, quindi la precedente IMU. Perché mi sembra di aver letto, anzi sono quasi sicura di aver letto, uno studio della UIL che riguardava giusto appunto questo argomento, in cui veniva stabilito, al di là di ogni possibile dubbio, che 5 città italiane verranno fortemente penalizzate, tra cui Milano, 5 città italiane tra cui Milano, verranno fortemente penalizzate dall'introduzione della TASI rispetto all'IMU, per cui, visto che non siamo masochisti, avremmo preferito pagare un po' di meno, però importi e certezze fino a questo momento 0,0 insomma. Perfetto, ringraziamo i nostri ospiti, a te Carla. Grazie a voi. Grazie davvero al nostro inviato Davide Cancarini, la nostra amica molto simpatica, ma anche insomma bella arrabbiata Radicioni. Questi italiani della TASI in realtà non ne possono già più, non è ancora partita. Radicioni, un commento? È difficile sicuramente da digerire una nuova imposta, sicuramente ancora gli italiani dovranno abituarsi, speriamo soprattutto, secondo me, nel futuro almeno che questa imposta sia più facile da applicare, più facile da capire, soprattutto questo. Soprattutto quando dovremmo mandare l'SMS. Galvanini, però ci vengono anche delle domande da parte dei nostri telespettatori, ma perché dobbiamo pagare la TASI per quanto riguarda questi servizi indivisibili quando già paghiamo delle addizionali IRPEF piuttosto salate, che dovevano essere proprio a coprire quei servizi come l'illuminazione pubblica piuttosto che i vigili urbani? Che spiegazioni vi date? Guardi, io personalmente vivo il cosiddetto federalismo fiscale in modo certamente non positivo, perché le addizionali avevano un senso nel momento in cui andavano a sostituire parzialmente e a assegnare direttamente una quota del gettito agli enti locali, regioni o comuni che fossero, insomma. E contestualmente si sarebbe dovuto verificare una diminuzione della quota che andava all'erario centrale. Quello che purtroppo è successo invece è l'esatto contrario, perché comuni e regioni hanno avuto la possibilità nel tempo di aumentare queste quote che vengono, tra virgolette, direttamente incassate o gestite, diciamo, e assegnate agli enti stessi, e quindi non hanno comunque utilizzato queste imposte per attenuare quella che è l'imposizione che negli ultimi anni si è vista assegnata al patrimonio immobiliare sostanzialmente. Quindi diciamo che l'idea iniziale era un'altra, e come spesso accade per problemi probabilmente legati alla nostra economia che non sta benissimo, si è arrivati a questa situazione, insomma. Adesso parliamo anche dell'ingorgo fiscale, ma vorrei rispondere a alcune delle domande dei nostri telespettatori. Chiedo all'autor Radicioni di dare una risposta alla signora Silvia, che ha un reddito di circa 18.000 euro e anche una pensione di reversibilità di quasi 8.500 euro. Avrà diritto al bonus di 80 euro promesso da Renzi?
Allora, per quello che si legge ad oggi, il bonus viene riconosciuto per i redditi dagli 8 e 26 mila euro, quindi già in questo caso noi avremmo 26.500 euro, quindi in teoria avremmo sforato quello che è l'importo massimo, e quindi mi sentirei di dire purtroppo di non aspettarsi niente. Questa non è una bellissima risposta purtroppo per la signora Silvia, però questo è. Poi torniamo sui bonus degli 80 euro per la signora Stefania. Prima però andiamo da Galvanini per rispondere a Gloria. Gloria deve pagare la colf e chiede se può prelevare 1.100 euro in contanti dal suo conto. Ricordiamo infatti che c'è ormai un tetto. Galvanini. Ma a me risulta che l'operazione sia possibile, nel senso che si è parlato di tetti in più occasioni, insomma, e anche qui la legislazione e la normativa si è evoluta con cambiamenti costanti, ma oggi come oggi mi pare che non ci siano vincoli rispetto a un prelievo diretto dal conto superiore ai 1.000 euro. Tutto chiaro, andiamo dal signor Carmelo, sempre per il dottor Galvanini. Carmelo ha acquistato 100 titoli ENI, il nostro telespettatore non ha capito se deve pagare la Tobin Tax. Qui entriamo in un campo minato, proviamo a dare una risposta in sintesi. Galvanini. Ma guardi, io non mi occupo di queste cose, però da quel che ho capito mi pare che anche la Tobin Tax, insomma, sia in una fase di evolutiva. Quindi anche recentemente a livello europeo mi pare che 11 paesi abbiano trovato una linea comune per iniziare ad applicare gradualmente la Tobin Tax a partire dalla fine di quest'anno. Chiarissimo. Quindi mi pare che siamo nelle. Risposta chiara, grazie Galvanini. Andiamo da Radiccioni, volevo rispondere anche alla signora Stefania, abbiamo tantissime richieste, la nostra amica ha soli 17 anni, ha un contratto da apprendista parrucchiere, gli 80 euro in busta paga sono netti o lordi? Beh, lei mi sembra che li possa ottenere. Penso che sia, rientri nel limite, quindi sicuramente gli spettano ed è un importo netto che gli va ad aumentare nella busta paga. Benissimo, allora parliamo adesso dell'ingorgo fiscale proprio con il nostro ospite Radiccioni. È vero, secondo quello che dice la CGA di Mestre, che tra il mese di giugno e il mese di luglio ci sono ben 29 scadenze fiscali? Quella della TASI non la consideriamo perché non abbiamo ancora capito se sarà giugno o se sarà oggettivamente settembre, addirittura prorogata la proroga ad ottobre. Quali sono le principali e come non sbagliare? Allora, sicuramente diciamo quello che ha detto la CGA di Mestre è un dato sicuramente vero, ma preoccupante, perché ovviamente quelli che sono tutti gli adempimenti fiscali nel nostro paese si concentrano principalmente in questi due mesi, giugno e luglio, dove giugno ci dobbiamo ricordare prima di tutto la fine del mese, il momento in cui c'è la scadenza per i CAF e per noi professionisti che sono abilitati per disporre 7.30 a consegnare il 7.30 ai contribuenti, poi abbiamo la fatidica data del 16 giugno che ultimamente negli ultimi anni siamo abituati a vedere ormai prorogata i primi di luglio, però fondamentalmente nella scadenza del 16 giugno dobbiamo andare a fare i versamenti maggiori, cioè versare l'IRPEF come saldo, primo acconto, addizionali regionali e comunali, saldo, primo acconto, dobbiamo pagare la cedolare secca, saldo e primo acconto, dovremmo pagare la TASI, in teoria, dovremmo pagare, quello la paghiamo sicuramente, che l'IMU, è l'IMU, quella, non abbiamo problemi perché sull'IMU, anche se i comuni non hanno deliberato entro il 30 di aprile, comunque pagheremo sulla base delle aliquote relative all'anno precedente, quindi sulle delibere dell'anno precedente. Quelle sono già scelte, non ci sono più dubbi. Non abbiamo possibilità di scelta. Invece per quanto riguarda poi, abbiamo la fine di giugno, per quanto riguarda quei pochi contribuenti che sono rimasti, ma ancora sono un certo numero, che vogliono presentare il modello unico in forma cartacea, quindi entro il 30 di giugno devono presentare in forma cartacea il modello unico, persone fisiche, dopodiché invece abbiamo il 16 luglio. 16 luglio è altra scadenza, che è una accoppiatura della scadenza del 16 giugno, dove fondamentalmente si dà la possibilità al contribuente di pagare con una piccola maggiorazione dello 0,4% quelle che sono le imposte che ho detto prima, quindi sia riferite alle persone fisiche sia riferite alle società, quindi per quanto riguarda la società abbiamo il versamento del saldo, dell'acconto, dell'IRES, dell'IRAP e di quelli che sono gli adeguamenti per gli studi di settore. Quindi insomma diamo un po' questo messaggio ai nostri telespettatori, se si fossero dimenticati qualcosa per il 16 di giugno c'è sempre la rete di salvataggio con un piccolo sovrappiù
sovrapprezzo del 16 di luglio. Grazie a entrambi i nostri esperti che hanno il compito non facile di spiegarci tutto del mondo delle tasse. Saluto qui nello studio di Milano, mi auguro di riavere prestissimo accanto a me il dottor Renzo Radiccioni, il segretario della Commissione di Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Grazie infinite. Buonasera a tutti, grazie a lei. Un ringraziamento che sendo subito al dottor Franco Galvanini, che è responsabile dell'area fiscale del CAF della CISL. Grazie dottor Galvanini. Grazie a voi, buonasera. Prossima puntata dei vostri soldi parleremo del mondo dei mutui e anche del mondo dei prestiti. I campionati di calcio aiuteranno la ripresa del credito al consumo? Lo scopriremo domani a quest'ora. I vostri soldi, vi aspetto.